Ciao a tutti amici, scusate questo luogo un po' strano in cui sto facendo questo video, ma voglio approfittarne subito per parlare di questa cosa, visto che Danilo ha ripubblicato un articolo che sta girando ormai su internet in cui si dice che la FCC ha deciso di proporre le frequenze da 5030 a 5091 per gli UAS. In realtà queste frequenze sono in voga, tra virgolette, si cerca di trovare una collocazione per queste frequenze assegnate tantissimo tempo fa agli aeromobili, quindi all'aeronautica di tutto il mondo. La frequenza 5030-5091 doveva essere una frequenza nel 2010, se non ricordo male, che era stata assegnata per l'utilizzo del Microwave Landing System. Questa collocazione di frequenze poi non è stata quasi più utilizzata e quindi le frequenze da 5030 a 5091 erano rimaste assegnate all'ICAO e quindi per quanto riguarda l'America, ma vale per tutte le frequenze aeronautiche in tutto il mondo. Era rimasta assegnata senza averla più utilizzata. Qualcuno utilizza queste frequenze ancora per delle comunicazioni a terra, tant'è che qualche cosa viene ancora utilizzata, per esempio anche da noi in Italia, su queste frequenze, oppure delle sperimentazioni vengono fatte, ma visto che nessuno la stava utilizzando, già nel 2011-2012 si pensava di poter far comunicare i primi droni proprio su queste frequenze. Poi la cosa è andata avanti e nel 2020 la FCC ci ha riprovato e ha detto: noi abbiamo fatto degli studi, che ha proposto anche al Ministero, diciamo, delle infrastrutture in America, dicendo: noi abbiamo fatto degli studi, abbiamo verificato che non lo sta usando nessuno queste frequenze e quindi potremmo utilizzarle per i droni, quelli diciamo ad uso civile, non tanto quelli nostri, quelli i droni tra virgolette giocattolo, ma i droni, quelli che hanno veramente bisogno di una garanzia di trasmissione radio. E quindi ci ha provato nel 2020. Nessuno si è opposto, anzi ci sono state qualcuno ha detto sì, è vero, effettivamente quella frequenza può essere benissimo utilizzata. Così adesso a gennaio hanno fatto una vera e propria proposta di utilizzo della frequenza, della banda di frequenza, anzi sono quattro settori della banda di frequenza da 5030 a 5091. In realtà parliamo di una trentina di megahertz, se non ricordo male, necessari, cioè di spazio fra i due e fra le due frequenze. E quindi la FCC ha detto: noi lo proponiamo, vediamo se qualcuno vuole accogliere questa proposta. Quindi qualche costruttore incomincia a fare delle radio proprio su queste frequenze, noi le approveremo e così si inizierà. Tutto questo in America è possibile perché diciamo l'agenzia che si occupa della certificazione è anche la stessa che si occupa dei controlli sul territorio e quindi sa effettivamente sul territorio americano chi sta utilizzando o meno quel tipo di frequenza. In Europa c'è comunque il desiderio di utilizzare altre frequenze, così come vi ho detto in tantissimi video, ma bisogna demandare tutto quanto ai ministeri delle singole nazioni, perché solo i ministeri delle singole nazioni sanno effettivamente chi sta utilizzando in questo momento quella frequenza in particolare che si vuole utilizzare per gli UAS. Quindi è un pochino più complessa. La ETSI non può fare nulla, la ETSI può solamente controllare, una volta che sono state decise le frequenze, una volta che è stato deciso il band plan, allora può controllare se le radio rispettano quei determinati prerequisiti. Quindi la cosa in Europa è un pochino più complessa, probabilmente, come già vi ho detto tantissime volte,
ci si arriverà. Si arriverà a dividere le frequenze, molto probabilmente si arriverà ad avere delle frequenze dedicate ai droni commerciali, a droni di una certa importanza, tipo tutti quelli per il soccorso, della polizia, dei carabinieri, insomma tutti questi droni avranno delle frequenze dedicate e noi purtroppo continueremo a rimanere sulle frequenze del wifi, a meno che non si passerà su frequenze dell'LTE e allora la cosa sarà diversa. Questo era giusto per chiudere, scusate per questo video molto molto veloce e in queste condizioni di luce, ma ne volevo approfittare proprio visto l'articolo che Danilo ha fatto benissimo a pubblicare, perché questa richiesta da parte di FCC ci dà una speranza affinché anche noi in Europa potremo avere delle frequenze dedicate o chissà, non si sa mai, delle potenze maggiori, proprio perché i droni hanno necessità di avere una comunicazione e un link sicuro. Se guardate il documento della FCC, parla proprio di questo, avere una sicurezza nel link. Bene, a tutti un saluto e ciao e al prossimo video, spero in condizioni migliori. Ciao ciao!